volte è accaduto che hanno detto a The Rotocast che il suo canale non è frizzante. Questa è veramente una cosa drammatica. Una cosa così triste, io non ne posso più. Lo faccio. E allora, spero bene. Guarda, mamma, sono dimagrito. Yabadù, ho tentato in maniera illustre di imitare con due maracas finte, che poi oggettivamente sono uno sciroppo per la tosse e un termometro, quel pezzo favoloso in cui The Mask fa così e balla. Ovviamente io facciamo finta che io sia un semplicemente un malato verde, perché quando sei malato sei verde. Cipiripicchiu, voglio fare le chiacchiere, le bugie, pane al pane, vino al vino. Noi abbiamo le maschere di, non lo so, di qualcosa. Le maschere sono esistenti. Pirandello ipse dixit. Ovviamente le maschere sono maschere e maschere, sono quelle in cui il sorriso comunque rimane celato e poi sono quelle che non si capiscono, non si comprendono. Oggi The Mask cucinerà le bugie o le chiacchiere a mo' di Raffaellita, pre-Raffaellita, come pittore che si immedesima in questa opera di indagine verso il mondo culinario, alla scoperta della società, perché in società noi sappiamo che ogni tanto, mamma mia, non solo i bambini dicono qualche bugia, come diceva il buon vecchio Povia, e quindi les jeux sont faits. Chi non parte a tutto gas non è rotocas. Ah, beh, questo è vero, è uno slogan. Iscriviti, campanella, commenta, pollicino grigio che diventa blu, e adesso andiamo avanti. Yabadù. Non può e non potrà mai mancare il nostro migliore amico, che è l'uovo. Con l'uovo si fa tutto, si può fare di tutto, e c'è un indovinello sull'uovo che non farò in questa sede perché non è adatta. Gli ingredienti sono l'uovo, sono lo zucchero, un cucchiaio di zucchero, un po' di buccia di limone, 140 grammi di farina, un cucchiaio di olio di girasole. Possiamo iniziare, una ricetta molto semplice. L'uovo intero, ovviamente, uovo albume, tutto quanto, noi ridiamo dritto. Il secondo ingrediente è questo cucchiaino di zucchero. Poi io non ho il la grattugina per la scorza di limone, utilizzo semplicemente un coltello. Noi andiamo avanti come se fossimo, sai, quel film Castaway. No, vabbè, a parte gli scherzi, va benissimo anche così. L'importante è che solo la parte gialla sia dentro. Taglio in questo modo perché comunque devo tagliarlo in un modo un po' più piccolino. Semplicemente non ho quello per tagliare proprio il limone bene, in maniera professionale perfetta, quindi lo faccio un po' così, che però va bene lo stesso. Poi possiamo unire, scusate, un cucchiaio di olio di girasole, e vi premetto che faremo una ricetta con l'olio di girasole, per fare una ricetta che piace a tutti, soprattutto ai più giovani, perché hanno tanta voglia di mangiare, e quindi faremo le bugie, chiacchiere fritte. Ora sto mescolando solo questo piccolo
intruglio, posso mettere 140 grammi di farina 00, ovviamente quella più semplice di tutte, e una volta ovviamente creato con le mani questo impasto potremo tranquillamente stenderlo. E poi io non possiedo un rotellino, per ovviamente utilizzeremo un altarello, però non ho una rotellina a strisce, come dire, zigrinata. Senza la rotellina zigrinata vengono bugie belle dritte per dritte, come piacciono Mario di Macio Capatonda. E noi siamo un po' così, perché alla fine il mondo è un po' come lo raccontava lui nei suoi sketch. Se vi piace Macio Capatonda, mettete un commento, commentate con la parola Macio Capatonda. Macio Capatonda, commentate. Trovo che sia affascinante comprendere nella vita quanto a volte sia dura comprendere che la fatica per ottenere un obiettivo, ovvero sia adesso io che sto cucinando, che sto facendo video, anche pure amatoriali, la fatica per ottenere un obiettivo è più dell'obiettivo stesso, e probabilmente è l'obiettivo alla fine. Cioè, la gente confonde a volte le fatiche come delle fatiche basta, non capisce che le fatiche sono l'obiettivo stesso per ottenere ciò che si vuole. Ragazzi, cioè, lo dico veramente, cioè, chi non rosica non rotoca, cioè a significare proprio, che questo è un leitmotiv del mio canale, a significare che chi non fa quello che va fatto per ottenere il suo obiettivo, quindi non fatica e non si appropinqua a fare, non otterrà mai. Adesso ci avviciniamo al forno e vi premetto, è una sorpresa, forse lo faremo col forno, forse lo faremo fritto, e boh, forse prima ho detto una cosa, ma perché la maschera è così. Ti gustano le bugie? Ci avrei scommesso. Yabadua! Ora è il momento di infornare e io, The Mask, sono felice. Anche perché così non solo potrò dire che sono dimagrito, ma sarò veramente dimagrito, perché voi sapete che la cottura al forno è molto meno calorica di una cottura fatta con l'olio di girasoli. All'inizio del video ho detto alcune cose in merito al fatto che avrei poi presentato senza questa maschera, o comunque senza essere The Mask. Evidentemente l'incantesimo di The Mask sta durando più lungo del previsto. Porterò su questo canale una web serie di ambito informatico che si chiama Informagica, lo dico sempre. Come personaggi ci sarò sempre io, quindi io interpreterò vari personaggi. E questa web serie Informagica, entro fine marzo ci sarà la sigla. Ok, quindi ci sarà la sigla che farò. E mi divertirò tantissimo, mi è piaciuto fare questo video. Adesso aspettiamo. Oh, cosa mi sono sognato? Mi sembra... forse sono nel mio habitat naturale culinario. Evidentemente qualcuno ha realizzato qualcosa che non prevedevo. Sono tornato al mondo in... Cosa ho fatto? Sapete che non me lo ricordo. Ve l'ho fatta. Noi possiamo stendere lo zucchero a velo in questo modo meraviglioso sulle bugie che ho appena sfornato. Le ultime novità le ho dette, le ho già dette in precedenza. Vi ringrazio molto per aver visto. Molto morbide questo video. Vi saluto come sempre. Chi non parte sotto gas non è rotogas. Vi aspetto con altri video, ne arrivano un sacco, solo che abbiate pazienza e che di non aver fretta che arrivino subito. Vi saluto. Alla prossima da The Rotocast. Yabadu! Ah! Ciao!